Ciao a tutti, l'escursione di oggi è Lombardia, in provincia di Lecco. Pian piano dal Lago Maggiore mi sto spostando sempre più a est. Oggi sono in compagnia, dopo vi farò vedere di chi. E per noi è un'escursione nuova, quindi è tutto da scoprire. L'idea è un giro ad anello da Galbiate al Monte Barro. Prima di farvi vedere il sentiero volevo ringraziare chi si è iscritto al mio canale, chi lo farà guardando questo video. Ricordatevi di mettere un like di supporto se il video vi piacerà e di accendere la campanella per essere avvisati di video che usciranno ogni domenica. Seguirmi anche sulle pagine Instagram e Facebook, dove troverete consigli e suggerimenti di altre camminate. Noi abbiamo lasciato l'auto in via Cavenate, nel posteggio gratuito, poi camminato una decina di minuti fino a via dell'Oliva, dove inizia il sentiero. Quella dovrebbe essere già la cima con la croce di vetta, adesso scopriamo se è vero. Siamo partiti da Galbiate, passando a via dell'Oliva, adesso siamo qui. Proseguiamo per il sentiero delle creste fino alla vetta di Monte Barro, poi l'idea è di proseguire fino al Sasso della Vecchia, tornare all'Eremo, vediamo più avanti attraverso quale sentiero, e poi tornare in via dell'Oliva. Inizia la salita, per il terzo corno danno 35 minuti e la vetta 1 ora e 10. Si sale da qua. E adesso vi rivelo chi c'è con me. Ecco Ilenia. Ciao a tutti! E oggi siamo qua in esplorazione, è un posto nuovo per tutte e due, quindi siamo alla scoperta. Dietro si intravede il lago di Garlate. Poi si va verso il ramo di Lecco, il Resegone, non si vede molto, e adesso andiamo verso forse il terzo corno. Iniziano dei tratti su roccetta, bisogna fare attenzione. Siamo sul secondo corno, quello alle mie spalle è il terzo, che è il primo che abbiamo raggiunto. Adesso andiamo verso il primo e poi c'è la vetta del Monte Barro. Quella è la croce di vetta e da qui si vede la chiesa di San Michele del Settecento, che è incompiuta e sede di eventi culturali, e dietro c'è Lecco. Si vede anche Costa Perla, che era stazione ornitologica per lo studio dell'avifauna. Dietro c'è il lago di Annone e il lago di Cusiano, che si intravede. È pieno di moscerini che sono in primo piano, vanitosi. Sono 20 minuti alla vetta, c'è riserva della vetta, non uscire da sentiero, sentiero per escursionisti esperti. Si vede proprio la meta, la prima tappa, poi vediamo come proseguire. Thank you.
questo è il tratto un po' più impegnativo. Abbiamo fatto la direttissima, non ci sono i bollini che indicano il sentiero, quindi stiamo andando su dove riusciamo meglio. Ormai manca poco, appena oltre si vede la vetta. Dopo circa 2,5 km siamo arrivati alla Croce del Monte Barro. È lunedì, ma c'è abbastanza gente. Adesso stiamo studiando un po' il sentiero, siamo lì al Monte Barro e di fronte si vede il gruppo delle Grigne, sempre nella foschia, il ramo di Lecco, il Monte Moregallo in ordine, i Corni di Canzo, Monte Rai, Cornizzolo e i laghi. Alle mie spalle c'è la vetta del Monte Barro, adesso proseguiamo per il sentiero delle creste per il Sasso della Vecchia. Si capiva benissimo come salire e si sale per la direttissima. I segnali sono un po' sbiaditi. Ecco Ilenia. Qua sì, le bacchette sono un po' scomode. Meglio salire senza. Sì, proprio diretti. Poi si prosegue, vediamo che panorama c'è. È tutto proprio in cresta su roccette. Che bello però, quando non è bagnato e umido e non c'è ghiaccio e neve, è bello. Appena fatto la parte direttissima, adesso siamo in cresta, proprio bello. E proseguiamo verso il Sasso della Vecchia. Non sappiamo ancora se è quello lì o più avanti, adesso vediamo. Arrivati in questa piazzola dove c'è un piccolo ricovero, ho fatto anche un falò. Non vi ho ancora detto che Ilenia ha un canale YouTube che si chiama Farovia, è molto interessante, vi lascio il link qua sotto. E lei è esperta di bushcraft. Bushcraft, sì. È esperta di bushcraft e lei non lo sa ancora, ma diventerà la mia maestra. Quindi continuate a seguire i nostri canali e vedrete cose interessanti. Vi aspetto. E anche il suo, mi raccomando, lo stambecco del Lago Maggiore. No, giusto? Sì, okay. Giusto. Adesso andiamo avanti, torniamo a essere serie più o meno. Ciao. Allora, noi eravamo là dove c'era croce, abbiamo continuato a fare la cresta. Lì è dove abbiamo trovato i resti del fuoco. Poi qui c'è un pezzo in cresta ancora più stretto che va giù a strapiombo. E si arriva proprio, facciamo un saltino, a vedere la chiesa di San Michele. Bellissimo, c'è anche un campo da tennis. Lì si vede l'autostrada Milano-Lecco che prosegue costeggiando poi il lago di Como fino a Colico e poi si va in Valtellina. Pausa pranzo con riso, albume, piselli. Neanche a farlo apposta abbiamo le stesse calze. Poi panino, cera d'api, anche io mi dovrò attrezzare per la chiusura, e bevande. E questa è la vista.
dal Resegone, sempre in mezzo alla foschia. E di qua, che meraviglia. Buon appetito. Facciamo il primo incontro con taralli, formaggiella di capra e crudino. No pubblicità. Wow. Dopo aver fatto pausa pranzo siamo tornati a Bivio, dove avevamo visto che avevamo fatto un fuoco, e abbiamo preso a destra verso il Sasso della Vecchia, sempre strada in discesa. Il sentiero per il Sasso della Vecchia non era segnalato, però è l'unico sentiero in discesa, quindi è impossibile perdersi. Ci sono ogni tanto degli scorci bellissimi. Allora, si continua a scendere fino ad arrivare a questo bivio, dove indicano a destra Pianciresa, che si intravede più o meno dietro gli alberi. E noi proseguiamo a sinistra verso Galbiate, danno 1:10. Questo è il famoso Sasso della Vecchia. Sasso della Vecchia, torniamo verso Galbiate, il sentiero prosegue a mezza costa nel bosco e sta tornando la primavera, è pieno di primule. Quattro sorgenti in Val Faeli, ce n'è una, adesso vado a riempire la borraccia. Pannello esplicativo che spiega un po' i boschi a Val Faeli, le sorgenti pietrificanti. Stamattina siamo arrivati là, che è la vetta del Monte Barro, poi abbiamo fatto tutta la cresta, poi scese al Sasso della Vecchia e fatto sentiero a mezza costa, più o meno così, e poi si riunisce qua. Proseguiamo verso Roccolo di Castaperla, che danno per mezz'ora. Passiamo da sentiero 307, che passa dove c'era il muro di fortificazioni del Monte Barro, che era lungo 1 chilometro. Questo bivio quindi a sinistra. Qui si vede la croce del Monte Barro, la dorsale da cui siamo salite, giardino ornitologico, e questa è la seconda torre, quel che rimane delle fortificazioni. Il sentiero costeggia tutto il giardino ornitologico. Fatto un piccolo anello verso il giardino ornitologico, continuiamo a scendere verso Galbiate. A circa 8 km siamo tornati al bivio dell'andata e adesso torniamo verso Via dell'Oliva e il giro è quasi concluso. Adesso siamo arrivate da questo sentiero, stamattina siamo partite praticamente da qui andando a destra, quindi il giro ad anello è concluso. Circa 8 km e mezzo siamo tornati alla macchina, se avete critiche, commenti, dubbi, suggerimenti scrivete pure nei commenti. Da Galbiate è tutto, lo stambecco del Lago Maggiore e Farovia vi salutano. Ciao, alla prossima!